Siamo con Mariolina Bernardini, hanno detto tutto, presidente, allenatore, tutto quanto, però è sempre un'emozione ritornare a festeggiare il compleanno della Roma. Il compleanno della Roma, compleanno enorme, 90 anni sono una cifra enorme, fa anche difficile per noi ripensare, anche per me, perché non ho conosciuto papà giocatore nella Roma dal 28 in poi, quindi è il 27 che nasce la Roma, papà viene dall'Inter e dopo nel 28 per 10 anni è stato il capitano della Roma. È stato un altro capitano, come quelli più recenti, che non ha mai voluto cambiare squadra, non è mai voluto andare come anche come... lo volevano alla Juventus e avrebbe vinto tutto e lui non ha voluto abbandonare Roma. E non è mai voluto andare alla Juventus, né da giocatore di testaccio né da allenatore, e chissà perché, ha sempre voluto dare fastidio a quelli del nord, probabilmente. È di buona compagnia, perché insomma, poi le recenti dichiarazioni di Nainggolan, di Francesco Totti, che insomma ha speso la vita per la Roma e sì, quindi non vuol cambiare. Lui è stato uno dei primi, della Roma sicuramente, e quindi nella sua vita sempre c'è stato questo ricordo fortissimo della Roma, che era molto forte, non ha vinto molto la Roma di testaccio, ma era una squadra molto forte, il famoso 5-0 alla Juve, tutti gli sportivi sanno. E poi papà, andando in giro per l'Italia, appunto Firenze, Bologna, poi Genova, poi la nazionale, però in realtà è sempre ritornato a Roma dai suoi amici, gli dicevano: "Ma fu, quando vieni a Roma andiamo a pranzo fuori", e lui è mancato a papà di tornare a Roma e di allenare la Roma, e come ho già detto prima lo volevano i marchini a Roma, e poi per una questione di pochi giorni invece presero Herrera, e lui avrebbe voluto tornare nella sua città per creare un altro scudetto, come era riuscito a Firenze e a Bologna. Non ci è riuscito, speriamo che lo scudetto ci riesca il nuovo allenatore della Roma, del che mi hanno allenatore. Detto che è una persona molto brava, speriamo, no, molto sì. brava, molto no. carina, molto particolare, eccetera, molto esperta, e quindi speriamo che sia lui per il nuovo scudetto. Questo è un grande augurio. E complimenti a lei, perché non mi ha fatto fare nessuna domanda. Tutte le non domande che volevo fare. No, no. Troppo chiacchierona. No, anzi. Come papà. Anzi, è stato bene, perché insomma non. Senta, un centro intitolato a suo Fulvio Bernardini, che significa per la famiglia Bernardini? È stato molto, molto importante, perché quando papà è morto venne il sindaco di allora e volevano intitolargli lo stadio. Non fu possibile, anche perché noi non abbiamo fatto nessuna pressione, ma Viola, il presidente, fece di tutto per intitolargli la Trigoria. Ed è una cosa molto bella l'idea di dove si allena la Roma, speriamo che sia così anche in futuro, non ho idea, perché adesso con lo stadio nuovo non lo sappiamo, però è molto emozionante che papà sia lì con quella scultura a vedere l'ingresso dei giovani di oggi nel campo dell'allenamento della Roma. Per me, io l'ho visto molto tempo dopo, alla Hall of Fame, quando mi hanno invitato, Pallotta, eccetera, e vidi per la prima volta Trigoria e vidi la targa. Grazie a Mariolina Bernardini, dal Teatro Italia, Roberto Molinari e Mariolina Bernardini vi danno il ciao ciao e l'arrivederci al 91esimo. Perché con lo scudetto, ai 100 non lo sappiamo, però. Va bene, grazie, arrivederci.